Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Mendo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo da noi con un nuovissimo episodio dedicato all'allenatore con i nostri falchi. Vi chiedo scusa se sentite un po' di rumore di sottofondo, ma c'è stato silenzio tutto oggi pomeriggio. Adesso che ho iniziato a registrare, quel mannaggia del mio vicino si è messo, non so, che ha spruzzato la roba sulle siepi, mortacci tua. Allora ragazzi, oggi episodio penso finale della seconda stagione. Non lo so in realtà, perché potrebbe succedere qualcosa nel mezzo, ma penso potremmo finire la seconda stagione. Se vi siete persi l'episodio precedente, mi raccomando, andatelo a vedere e, come ovviamente sapete, anzi, andatelo a recuperare perché è stato un episodio davvero, davvero incredibile. C'è stato un gol clamoroso che dovete assolutamente andare a rivedere, quindi recuperatelo. In questo mese abbiamo scelto di fare un obiettivo. Se non dovessimo riuscire a farlo, malus che si sommerebbe a quello dello scorso mese per fare un malus un pochettino più grande poi nel primo episodio o comunque nei primi episodi della terza stagione. Quindi a seconda di come andrà fatemi sapere i vostri malus. E l'obiettivo è lo stesso che non abbiamo fatto lo scorso trimestre, ovvero quello di segnare più di 3 gol, ma farlo per 2 partite e ce ne restano 4, ragazzi, complicato, ma perché l'ho voluto riscegliere? Perché voglio che mi dia la forza per buttarla nel dannatissimo sacco a queste pippe al sugo. Allora, signori, siamo pronti per andarci a giocare questa partita importantissima contro il Sirius. Formazione titolare, ragazzi, ovviamente senza Hansen. Andiamo in campo, sempre sul pezzo. E forza, Falkenbergs. Guarda questa palla di Björn Per Anstad. La controlla. C'è Cade Cowell. Al centro se li suffai. Piano piano. Buono buono, ragazzi. È 1-0 Falkenbergs. È 1-0 Falkenbergs. Sì. Sì, ragazzi. Sì. Subito un'ottima giocata. Bravissimo Cade Cowell. Così si mette un cross. Non è che ci voglia molto. Ottimo il movimento di se li suffai. E andiamo. 1-0 per noi. Ma non dovete scappare tutti. Bravo Björn. Che si è venuto incontro. Ci ho provato. Ho fatto una cagata. Resta al centro facco, resta al centro facco. Pareggio del Sirius, erroraccio in fase di ripartenza, ma ero isolato, non sapevo cosa fare, devo sassarla via. Lep l'aveva quasi presa. Devo dire, ragazzi, devo dire che l'agitazione si fa un po' sentire. Ci siamo, Arnstad. Ademi, guardalo! Oh, la madosca, questo che intervento ha fatto! Ho fatto un intervento incredibile. Occhio a questa ripartenza. Sugita. Gli è andata bene. C'è Facchineri. Ancora Sugita. Non ci posso credere. Ma no, ragazzi. Non è possibile. Lep di palle! Sì! Non usciamo più. Concentrato, mezzo concentrato. Dai, che la dà là. La dà là. Mamma mia, che rischi. Oh, non riusciamo più a uscire, ragazzi. Concentrati. Ma poi perché siamo così scoperti? Sugita. Sempre facchi neri su di lui. Cliente davvero davvero ostico questo. Sugita Björn! In calcio d'angolo. Si conclude qua il primo tempo. Primo tempo dove eravamo partiti meglio noi. Siamo riusciti a sbloccarla con un ottimo gol. E poi dopo il Sirius si è incazzato. Come una belva di Satana. E non ci sta dando più spazio. Sirius fai. Bravissimo ad andarsene. Cade Cowell. Una finta. Col destro giro Cade! Nilsson, buona parata. È assurdo come stiamo pensando in un momento in cui dovremmo provare a vincere solo a difenderci. Ora è arrivato il momento di attaccare. Arnstad corre, Arnstad corre. Al centro si fai. Anche Strannegård arriva. La mette in mezzo Arnstad. Dove c'è Strannegård? Che colpisce. Anche secondo me abbastanza. Ma? Non ho capito com'è andata a finire, ragazzi. Ve lo giuro, non ho capito com'è andata a finire. Ah, l'ha presa proprio chiaramente lui. L'ha presa male, l'ha presa male. Ha girato la testa. Troppo presto l'ha presa da sto lato qui. Incredibile. Ah, c'è Garbett in campo. Vabbè, sentite, io la rischio. Ragazzi. Poi non rischiamola neanche troppo. Comunque è un pareggio, eh. Però Sir Fridolf e Chizzito entrati nello stesso momento, ragazzi. Non dico che ci meriteremmo un premio solo per il coraggio, però quasi. Poi? Attenzione!
No! Ragazzi, ma non l'ho sfiorato! Cioè, o meglio, l'ho sfiorato, sicuramente gli ho toccato il culo. Quello là sono io, chiaro, palesemente io. Ma... Ma che rigore è, ragazzi? Ma che rigore è? Ma non è un fallo. Cioè, non è fallo, capite? Il contatto c'è, ma non è fallo. Tanto lo paro. Leppone! Ok, che dito? È il tuo momento. La sponda. Strannegord. Per Sir. Sir Fridolf. Sir Fridolf. Vai. Vai, Sir. Vai, Sir. Mamma, che controllo. Sir Fridolf. Strannegord. 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 Basta che la metti in mezzo. C'era quasi riuscito. Per favore, fatemi sto favore. No, 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 no. Boom. Ma cos'è? Oddio, Daland, è finita! È finita! È finita! È finita! È finita! Bravo, Strane, guarda, un'altra grande partita, un'altra grande prestazione. È finita! Finisce qui, 1-1, ragazzi, contro il Sirius. Non siamo riusciti a portarcela a casa, pazzesco. Se penso a com'era partita... La partita? Madonna, Yukiya Sugita. Poco, poco, poco. Non sono stati in grado di prenderli in attacco. Cioè di prenderli in contropiede. Sono stati molto bravi. Ma migliore in campo. Secondo me è Strannegord di nuovo. Avanziamo, ragazzi. Il Malmo ha vinto 2-0. Il Malmo ha vinto 2-0. Quindi cosa sono 2 punti? 3 punti. Ragazzi, abbiamo anche gli scontri a favore, però. Non scherziamo, dai. Dai, non scherziamo. Va bene un po' di paura, ma non scherziamo. Oh mio Dio, contro Like. Allora, abbiamo un'offerta per il trasferimento, subito per Vanax, che lo facciamo subito volare senza proprio pensarci. E abbiamo un aggiornamento, quindi Engstrom, nope. Danielson, un portiere, vabbè. Anche Sandstrom non è male. Samuelson fa schifo. Poi, qui, Cavadini, no. Hunziker. In Gazza. Oddio mio. Oddio, Hunziker. Allora, calmiamoci subito. Perché? Questo è Danielson. 61. Lo promuoviamo. E insomma. Oh mio Dio, ragazzi. 16 anni. Allora. Promuoviamolo ed è un 63. Questo è fortissimo, ragazzi. Questo è fortissimo. Abbiamo anche Forster, attaccante. Promuoviamo. Ok. A me interessava molto Bjork anche comunque, da tenere in considerazione. Andiamo a vedere un attimo. Andiamo a vedere un attimo. Perché qui abbiamo una barca di portieri, ma questi devo dire che sono tutti... Non stanno crescendo neanche moltissimo. Kull alla fine... Certo, ha 16 anni, quindi. Nadim Omar era sempre il nostro. Danielson, secondo me, si può vendere tranquillamente, visto chi abbiamo in giro. Ragazzi, cioè, la Hunziker è pazzesco, eh. Cosa c'è scritto? Ottima promessa. Ma... Lui ha super dribbling ed è veloce. Cioè, lui è già meglio di Mikkelsen, per esempio. E quindi, ragazzi, come detto io, Mikkelsen lo darei in prestito. Potrebbe quasi diventare meglio pure di Cowell. Però noi abbiamo in giro della bella robetta, perché vi ricordo che abbiamo anche Abrahamsen. Hunziker lo spostiamo subito alla sinistra. 2 settimane. E lo già inseriamo nelle, diciamo così, nei meccanismi della prima squadra. Ottimo! Signori, abbiamo la partita contro Like. Il Malmo ha vinto e ci ha superato. Quindi a parità di punti il Malmo è davanti. Allora, sapete ragazzi che io sono super 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 fiducioso per questo Hunziker. Non so se sto facendo la cosa giusta. Andiamo in campo così, ok? Con questa formazione. Facchinieri è diventato un 70, la cosa mi fa molto piacere. Andiamo in campo, sempre sul pezzo. E forza Falkenbergs con
con così, sì, con così. No, stavo pensando con Somma al posto di Ademi per cercare di fermare gli attacchi di Latupa e Stefanelli, ma non pensiamoci troppo. Esordio per questo nuovo talento, incredibile, ragazzi. Ecco, con lui abbiamo sbancato, senza dubbio. Hunziker se la alza, non so cosa abbia fatto. Strano, guarda, prova a girarsi, fermato da Bowie, senza fallo, secondo il direttore di gara. Lep deve uscire. Lep deve uscire, Lep deve uscire, bravissimo. Gran palla recuperata da Bjur. Kate Cowell. Si risufai. Stranegord. Oh, non vinciamo più un rimpallo, ragazzi. Ma cosa sta succedendo? Sento il gioco pesantissimo. Ve lo giuro, sento il gioco pesantissimo. Lo so che succede anche a voi. Bravo Daland qua. Dai, recuperami anche questa, niente. Cioè, sento i miei giocatori super pesanti. Super pesanti. Non è stato così negli episodi precedenti. E Stefanelli prova la rovesciata. Per fortuna che abbiamo tolto il fallo di mano in area di rigore. Guarda di là, sì lì. Hunziker. Hunziker, ce la puoi fare a prenderla, lo sai? Ce la puoi fare, Hunziker, bravissimo. È mancino. Op, op. Hunziker, ci ho provato. Per dargli fiducia. Occhio, perché Laika è passato con Carl Burns. Ma che cosa ci fai lì? Vabbè, sei trettino destro, è vero. Strano, guarda. Attenzione, Hunziker. Hunziker. Va Michel. Va Michel. Va Michel. Michel van Hunziker. Marco 2. Bravo Facco. Kvamstad. C'è Cade, è partito. C'è Cade che è partito. C'è Cade che è partito. Lo punta Cade Cowell. Elastico di Cade Cowell. Entra in area. La mette in mezzo. Nessuno che salta. Quanto ci manca Hansen, ragazzi. Quanto ci manca Hansen da questo punto di vista. Noi che giochiamo con le ali. Occhio. Occhio a Stefanelli. Facchi neri. Se solo avessi l'Argentina sbloccata, me lo comprerei io, Stefanelli. Occhio, ancora facchi neri su Stefanelli. Burns. Può far partire Hunziker. Prova la sponda, non ce la fa. Cal, ottima guardia. No, non uscire così, Facco. Adesso tocca ad Haaland occuparsi di Stefanelli. Leppone! Kate. Mannaggia la miseria! Primo tempo che si conclude qua, 0-0. Non si riesce a fare più niente, ragazzi. Ve lo dico sinceramente. Occhio, ragazzi, perché è ancora lunga. Fortunatamente i nostri avversari sbagliano molto. Arsad, per Cowell, pallone che potrebbe essere molto lungo. Cowell, prova a rientrare questa volta. Pallone per Arsad. Fuori dove c'è Ademi! Pallone deviato da Hussein. Ancora Arsad per Ademi! Ademi! È 1-0 Falkenbergs. Ademi. Bravissimo Arnstad qua di testa. Il più piccolo forse. Il più piccolo. Il più piccolo. Oddio me. Stiamo un attimo così, va? Che ci stiamo comportando bene. Stranegord. Una finta. Prova a mettersela sul mancino. Vuole provare il tiro. Stranegord. Eccolo che arriva. Stranegord! Ma ho preso Sili Sufai. Mannaggia te, Sili Sufai oggi. In mezzo come il giovedì. 5 minuti alla fine del match. Occhio ragazzi, perché siamo leggermente scoperti. Non so perché. Quanti sono loro? Sono uscito male con Daland. Al centro c'è la Tupa, ma c'è anche Facchi Neri. Poi Burns se la perde lì. Daland, via sta palla. Pochi minuti alla fine del match. Sili Sufai. Può andare Kate. Kate. Bella la palla per Sili Sufai. Ciao ciao Spopolusos. Finisce qui. 1-0 contro Like. Siamo campioni? No, è impossibile. Mancano ancora due partite. No. Non ancora. Non ancora. Siamo a più 3. Oh, vittoria meritata. Siamo stati veramente perfetti. Siamo stati veramente perfetti. Oh, Liepis diventa un CC finalmente. Ah, eccolo. Ecco il vero cambiamento. Porca puttana. Da CDC a CC ha preso. Sono 7 punti overall? Era 54? Pazzesco. Pazzesco, lui visione, precisione punizioni, passaggio corto ed effetto. Stanza, ma sapete che vado box to box? Il nostro Barella? Eh sì, rimaniamo più a più 3, ragazzi, dal Malmo. E adesso abbiamo
Il Mialbi. Ok, prima di andare a giocare, volevo vedere una robetta. Valakari. È rimasto tale. Però lo aggiungiamo ai preferiti. 22 anni 67. Ok, siamo contro il Mialbi, ragazzi. Se vinciamo questa è fatta. Forse. No, non è vero. Come si è comportato Hunziker? Si è comportato bene. Gioca anche oggi? No, oggi no. Però si è comportato bene. No, no, ragazzi, io resto con la mia formazione titolare. Sempre sul pezzo. E forza, ovviamente, Falkenbergs. Non cambio niente. Tra l'altro, ragazzi, io ve lo dico, Cioè, sta formazione qui. Io la terrei tale anche il prossimo anno, a meno di offerte clamorose. Cioè, per il momento non voglio cambiare nessuno. Un ragazzo mi ha scritto: se Chizzito arriva a 70, sblocchi una nazione. E io ci sto e farei che sblocchiamo la sua nazione, Arsad. Attenzione, perché siamo pronti già per rendersi pericolosi. No, non era male l'idea per Ademi comunque. Ok. Giocata particolare. Arsad? No, no, e poi no. E poi no. Volete che lo ridica? No, no, e poi no. Ti prego, Daland. Bravo! Arsad. Bellissima questa palla per Strandgaard. Ci ha messo un po' a carburare Strandgaard. Guardalo. Bello. Oddio. Oddio! Oddio, Ademi col mancino stava per combinarla grossissima, ragazzi. Stava per combinarla grossissima. Non so se vi rendete conto. Potrebbe essere Ademi il nostro eroe. Attenzione a Strandegord, eh. Oddio, sono andato con questa accelerazione! Strandegord! Mamma mia. Cavolo dalla bandiera. Non è male, eh? Dove c'è Burns? No, questo era pulito. Questo era pulito, Ben. Questo calcio d'angolo era pulitissimo. Come hai fatto a sbagliare? Ademi, mamma la palla che ha recuperato, Ademi. Silusofai contro tutti. Doppio passo. Silusofai. C'è Garbet, in soccorso. Di nuovo Silusofai. Mettila in mezzo. Oddio. Ma è uscita. Mannaggia la... Occhio, Ademi. Arstad! Scusate ragazzi, ma la telecronaca è completamente andata. Adesso è un insieme di nomi diversi. Me lo sentivo troppo. Orca puttana, me ne vado. Me lo sentivo tantissimo. Insieme diversi. Nomi e parolacce ogni tanto anche. Ademi. Arnstad, che non smette di correre un secondo. C'è il taglio di Stranegord servito. Stranegord, Stranegord, Stranegord. Prova il piazzato di mancino. Tirate. Ho voluto fare come ha fatto nello scorso episodio di Silusofai, no? Sembrava tirarsi di destro, poi si era spostato sul suo piede. Per piazzarla sul secondo palo, il Malmo sta vincendo. Mamma mia, com'è protetta, King. Ma cosa vuol dire che l'uno si blocca lì? Cos'è? Twist? Il gioco? Cosa vuol dire che le gambe si intrecciano in quella maniera? Guarda contro chi stiamo pareggiando. Kate, dai un po'. Ademi. Comunque, Ademi, ragazzi, fulcro. Ma vaffanculo. Fulcro del gioco, stavo dicendo. Ma è possibile che ogni volta che parlo mi zittiscono? Occhio a questa apertura per Nilsson. Daland in qualche modo. Occhio perché il Mialbi viene in avanti per forse la prima volta in tutto il match. Ok, Facco. Occhio. Bravo Daland. Me la tieni, King? No. No, no, Facco, no. Ma cosa è successo? Visto il pallone correre. Mamma mia! Babba mia, Som! È entrato molto bene. Bravo Strandegord! Oddio, Arstad. Oddio, che zitto. Oddio, Cade Cowell. No, che pallaccio! Siamo in vantaggio. Siamo in vantaggio con questo Eurogol di Cade Cowell. Senza pensarci su due volte. Di mancino. Il pallonetto. A battere il portiere del Mialbi. Cade. Sergente Cowell. Quattro gol sono un po' pochini però. In questo campionato, Cade. Ma tanta sostanza per lui. Incredibile, ragazzi. Incredibile. È uno schema.
Moro! Lep! Mattiella lì. Kayayayet. Daland! Non vedevo più il pallone! Facchineri! È fatta, ragazzi. È fatta. Cowell. Il King. Il King. Il King. Ma che King è King, zio prete? È finita, direttore? Director? È finita! È finita. È finita, ragazzi. È finita. Ci giochiamo tutto all'ultima giornata. Ci giochiamo tutto all'ultima giornata. Grazie al gol di Cade Cowell siamo ancora in testa. Penso che il Malmo a questo punto abbia vinto. Vittoria strameritata. Non ci devono essere cazzi. Ademi e Cowell, grande partita. Il Malmo vince contro l'Orebro. Ma sono ancora in corsa, ragazzi. Sono ancora in corsa perché sono 3 punti di distacco. E dovessimo perdere, finita. A pari punti, ragazzi, il Malmo è campione. Come avrete capito, l'ultima partita non la giocheremo oggi, perché io sono mentalmente distrutto, ho bisogno di tempo per recuperare. Domenica, sì, domenica vedrete l'ultima partita, finale di stagione e subito inizio della nuova. Signori, io direi che per oggi va bene così. È bello perché ci giocheremo tutto nell'ultima partita contro una squadra che non è neanche tra le prime 6. Ovvero l'Östersunds che ha Jean-Baptiste lì, quel bastardazzo lì. Ok, sono già teso per la prossima volta. Signori, io vi saluto. So, sono un po' stronzo. Ci vediamo alla prossima. Se non vi piace, commento e consiglio alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.